Buongiorno, siamo con Ignazio Messina, nuovo segretario nazionale dell'Italia dei Valori. Buongiorno Messina. Buongiorno a voi. Lei ha presentato un progetto che ha denominato Sblocca Lavoro, che prevede appunto la possibilità di reperire risorse per quanto riguarda l'evasione fiscale, i capitali esportati in Svizzera e i beni confiscati alla mafia. Ecco, ma in passato altri politici hanno a grandi linee fatto questo tipo di promesse. Come pensa di fare in il nostro Paese per mantenere questi impegni che sarebbero importanti e sarebbero utilissimi per effettivamente avere risorse per il lavoro? Ma intanto noi stiamo facendo degli atti concreti, pur essendo non in Parlamento, stiamo raccogliendo le firme per un disegno di legge di iniziativa popolare, che peraltro presenteremo in un luogo simbolo a Casal di Principe, quindi patria dei casalesi, terra dei fuochi, dove apriremo la nuova sede dell'Italia dei Valori in Campania e dove presenteremo questo disegno di legge per la vendita dei beni confiscati alla mafia, cioè atti concreti. Nel nostro progetto di Sblocca Lavoro c'è proprio questo, atti concreti, lo abbiamo detto con chiarezza, andare a tassare i capitali illecitamente portati in Svizzera dagli italiani, sono 180 miliardi di euro, non si capisce per quale motivo l'abbia fatto la Francia, l'abbia fatto l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Germania e non lo possa fare l'Italia, è una cosa molto semplice, si va lì e si tassano, ci vuole solo una volontà politica, quella che è la responsabilità che l'Italia dei Valori vuole assumere. Noi non abbiamo la sindrome o la maledizione da Palazzo Chigi, la sensazione è che tutti quanti fuori dal palazzo sappiano quello che si deve fare, appena dentro al governo si scordino tutto. Ecco, l'Italia dei Valori ha memoria lunga, non si scorda e vuole andare a governare in una nuova rinnovata coalizione di centrosinistra e non larghe intese che non hanno portato a nulla di buono, né il centrodestra che ci ha creato grandissime difficoltà, ma un nuovo rinnovato centrosinistra per fare queste cose, governare nell'interesse della gente. Ecco. Mi scusi, voi avevate fino a non molto tempo fa un ottimo consenso, direi in crescita. Purtroppo con i noti fatti che hanno coinvolto appunto Di Pietro c'è stato un calo nelle ultime elezioni. Ecco, come pensate di recuperare, al di là adesso di questo progetto importante dello sblocca lavoro, come state di recuperare questi consensi sul territorio? Ma innanzitutto io credo che ci sia un errore di fondo ed è quello che alle elezioni nazionali l'Italia dei Valori ha abdicato, non si è presentata alle elezioni. È un partito politico che si rispetti, io credo che si debba presentare con la sua faccia e sottoporsi al consenso dei cittadini. L'Italia dei Valori ha partecipato a un'esperienza negativa, che è quella di Rivoluzione Civile, negativa perché non era una proposta politica, ma era un comitato elettorale. Il comitato elettorale cosa dice? Dice sostanzialmente che due soggetti sono deboli, non riescono, o pensano di esserlo, non riescono a saltare il fosso, però se lo saltano all'indomani ognuno per i fatti suoi, non è una proposta politica. Quindi l'Italia dei Valori ha pagato ovviamente questo. È confortante il dato, per esempio, alle amministrative della Basilicata, 3,5% due settimane fa, a dimostrazione che se ci siamo e siamo col nostro nuovo simbolo, con le nostre facce e con le nostre idee, il consenso ritorna. Dobbiamo ricostruire. Stiamo facendo un'altra battaglia importante di cui voglio parlarvi, che è la lotta al gioco d'azzardo di Stato. No slot machine, no videopoker, sono 100 miliardi di giro d'affari in mano anche alla criminalità organizzata con la compiacenza dello Stato, 800.000 persone affette da ludopatia, sono più di quelle che sono dipendenti da stupefacenti, 2 milioni di persone a rischio e soprattutto famiglie impoverite. Sapete voi che il giorno in cui si gioca di più in Italia è il giorno in cui i pensionati ritirano la pensione, a dimostrazione che non è un gioco per divertirsi, è un gioco da disperazione. Ieri in Veneto un signore ha giocato in un bar tutto quello che aveva, 1.000 euro, poi ha aggredito la cassiera e oggi è in galera. È un dramma, uno Stato non può sicuramente fomentarlo e soprattutto non può sottrarre ancora di più soldi ai cittadini. E per questo motivo anche qui stiamo dicendo no con forza, con una proposta di legge. Vedete, sono tante cose che messe insieme fanno un grande programma di governo ed è con questo che noi vogliamo riconquistare il consenso. L'Italia dei Valori non ha un consenso strutturato di chi ha i suoi voti, nessuno di noi ha i suoi voti, noi abbiamo i voti che vengono fuori e il consenso che viene fuori dalle nostre idee che sono al fianco della gente e noi non parliamo da lontano, siamo nelle piazze a parlare con la gente a testa alta. Ecco, mi faccia finire ancora con una domanda, ecco, qual è la sua opinione su come ha operato il governo Letta in questo periodo? Io non condivido l'azione politica del governo Letta, prima le larghe intese, oggi le piccole poltrone, ma la realtà dei fatti è che un governo che ha tirato a campare, a prender tempo, ma non c'è nessun provvedimento utile per le piccole e medie imprese,
per le famiglie, per le fasce sociali più deboli. Se in un momento di crisi economica non provi a mettere in moto la macchina, ma al contrario metti nuove tasse e levi benzina dal serbatoio, è chiaro che non è che rilanci l'economia del paese. Noi abbiamo un'Europa che ci bacchetta, dall'altra parte un'Italia che continua a tassare, è chiaro che l'Italia va male, e 14 milioni di poveri in Italia dimostrano che ovviamente il governo ha fallito. Allora noi riteniamo che, visto anche che il Parlamento da ieri è anche incostituzionale, perché la Corte Costituzionale, noi abbiamo raccolto 1.200.000 firme per dire no al Porcellum, se ne è accorta la Corte Costituzionale, il Parlamento non se ne è proprio accorto perché dopo 6 anni non ha nemmeno modificato la legge, e io credo ci sia una sola cosa da fare: modificare velocemente la legge elettorale. E c'è anche qui una proposta di Italia dei Valori. Due principi: uno, consentire ai cittadini la possibilità di scegliere i rappresentanti, quello che ha detto la Corte Costituzionale; due, un premio di maggioranza che garantisca la governabilità sia alla Camera che al Senato, senza giochetti. È chiaro che deve essere un premio di maggioranza che va dato però a una coalizione che abbia almeno un 40%, perché è impensabile che chi, come attualmente era capitato, anche col 10-15% arrivi al 55%, perché non è democratico. Allora, un premio di maggioranza dopo il 40% alla coalizione dovrà governare con un progetto. Il voto, in una parola, è una legge simile a quella dei sindaci. L'unica legge che ha funzionato in Italia, perché nei comuni si governa, è quella dell'elezione diretta dei sindaci. Il giorno dopo sai chi fa il sindaco e chi sono i consiglieri, e il sindaco ha anche la sua maggioranza, può anche perderla in corso d'opera, perché può governa male e la perde, ma quando inizia è in grado di rispettare l'impegno che ha assunto, perché ha una maggioranza che lo può supportare. Io credo che questo sia un modo veloce, senza bisogno di cercare modelli giapponesi, francesi, tedeschi, chi più ne ha più ne metta, ma un modello semplice, il più semplice possibile, e restituiamo la parola ai cittadini. Io credo che gli italiani abbiano bisogno di un governo che possa assumere responsabilità e risolvere i problemi. Ecco, proprio per finire, lei ha conoscenza della situazione di Alessandria perché ne ha parlato prima. Ecco, qual è la sua opinione e cosa pensa di fare come segretario nazionale dell'IDV per vedere di cambiare le cose in tempi ragionevoli? Io credo che vada fatta la proposta per modificare la legge sul dissesto degli enti locali, perché non è pensabile che un ente locale dissestato sia penalizzato, e cioè chi ha creato il dissesto di fatto la fa franca perché magari non governa più, chi arriva dopo, che dovrebbe mettere in moto le cose, è costretto a pagare i debiti di chi li ha fatti. Allora noi crediamo che invece un comune dissestato debba essere aiutato, che debba intervenire la Cassa Depositi e Prestiti, dove ci sono 90 miliardi di euro di depositi, e che venga fatto ad ogni comune dissestato un mutuo da pagare in 30 anni, ma con la possibilità di rilanciare l'economia. È chiaro che poi chi governa un comune dissestato deve avere la capacità, la serietà, e questo l'Italia dei Valori vuol fare ad Alessandria, col suo vice sindaco, essendo in amministrazione, collaborando col sindaco e con la giunta, assumere provvedimenti che snelliscano l'iter burocratico, migliorino la possibilità di investire sul territorio, in una parola siano in grado di rimettere in moto l'economia del territorio. La ringrazio.